Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Ho dimenticato nella produzione iniziale di raccontarvi il sommario della serata. Avremo il punto di vista dell'architetto Franco Sagone, avremo due consiglieri comunali di Mazzarrone, Enzo Cascone e Ambra Gulino, quindi appunto lo spazio su Palagonia curato da Gianni Amato, e poi avremo padre Francesco Di Stefano per la città dei ragazzi. Lunedì ci sarà un importante appuntamento, ci sarà presente Don Vinicio di Capodarso e il cardinale Angelo Bagnasco, che aveva promesso di tornare alla città dei ragazzi qualche mese fa quando fu ospite qui, alla concretizzazione di un suo interessamento, ecco, e quindi parleremo anche di questo e poi anche di altro. State con noi. Benvenuto all'architetto Franco Sagone. Benvenuto, grazie. Franco, grazie, se da parecchio non ci siamo, ma per colpa mia. No, vabbè, anche forse per colpa mia. Ci sta così. Di cosa parliamo stasera? Andiamo speditamente. Ma velocemente vorrei dare il quadro della situazione della pianificazione urbanistica dei 15 comuni del Calatino. Guarda come... Ma io velocemente vi voglio mostrare che cosa sta accadendo in queste città. Ricordiamo l'architetto Sagone è un urbanista, ha curato diversi progetti urbanistici anche di alcune città del comprensorio, penso Ramacca se non vado errato, Mazzarrone, Sancono e altre. Quindi sa di che cosa sta parlando, prego. Vabbè, intanto sto parlando di piani regolatori generali che in questi anni sono stati sì approvati, ma stiamo parlando di un tempo remoto, ma che oggi invece avrebbero bisogno di essere revisionati. Allora, riattualizzati, ma comunque dico riesaminati, nel senso che andrebbero nuovamente rivisti alla luce delle nuove esigenze urbanistiche che ogni città ha, che ogni amministrazione comunale cerca di tenere in serbo per avere un'idea di città diversa da quella che appunto in passato la città si è dimostrata. E allora che cosa sostanzialmente sta accadendo? Sta accadendo che come dato generale siciliano noi abbiamo circa l'80% degli strumenti urbanistici, io dico circa l'80% su 390 comuni, l'80%, quindi stiamo parlando di una grande percentuale, attualmente ha strumenti non più adeguati, cioè scaduti, cioè strumenti che dovrebbero essere appunto rivisitati alla luce delle vecchie normative, non delle nuove normative, per cortesia, perché la nuova normativa attualmente non c'è, ma il problema vero è proprio perché noi abbiamo una legge urbanistica che è del 1978, la 71, che probabilmente andava bene in quell'epoca, ma che oggi si dimostra antiquata, ma si dimostra soprattutto fuori da quello che è oggi la nuova modernità che ogni città ci richiede. Quindi su 390 comuni l'80% non ha uno strumento urbanistico vero, attuale, e qualcuno ovviamente fa come vuole, a prescindere dalla ufficialità e dalle leggi. Il 17% o il 18% addirittura ha strumenti urbanistici che appartengono al programma di fabbricazione, e quindi ancor prima della legge del 71, del 78, quindi un quadro veramente deludente per quanto riguarda l'urbanistica in Sicilia. Se mi mostrate la tabella numero 1, che è proprio la tabella in cui metto in evidenza lo stato della pianificazione urbanistica dei comuni capoluogo della regione Sicilia, vi rendete conto di che cosa praticamente stiamo parlando? Cioè non stiamo parlando di niente, cioè stiamo parlando di totale disinteresse della politica o comunque delle grandi città ad avere uno strumento urbanistico. Agrigento ha un PRG ed è del 2009. Tra l'altro questo PRG del 2009 il CGA l'ha impugnato per tutta una serie di motivi legati all'approvazione o comunque ai tempi della realizzazione del piano. Quindi 2009, cioè dopo il 2009 mette avanti 5 anni
perché la scadenza dei vincoli avviene dopo 5 anni e quindi già è scaduto da parecchio tempo, dal 2014. Io arrivo a vedere il 1969 di Catania. Poi Catania è emblematico, Catania l'avete visto, se di nuovo facciamo vedere la schermata, Catania è il piano del 1969. Cioè stiamo parlando di 40 anni fa, 45 anni quando fa. Quando c'era la Milano del Piccinato, Sud. Cioè c'era la Milano del Sud. La Milano del Sud. E probabilmente allora funzionava quel piano, ma ora ci rendiamo conto che Catania non è più quella di allora. E che cosa allora in quest'arco di tempo si è fatto? Si è fatto sostanzialmente quello che si è voluto. Questa è la verità. Ecco perché le nostre città non sono città più a misura d'uomo, ma sono città a misura di altri uomini o di pochi uomini, per intenderci. Messina, se vediamo di nuovo la tabella, il PRG è del 2002, quindi anche qui scaduto, anche qui deve essere revisionato. Enna è del 1979, quindi altro che tempo, cioè, ormai abbiamo a che fare con strumenti di cui dovrebbe l'assessorato regionale come dire, mandare subito il commissario ad acta, cosa che faceva in altri tempi, ma cosa che non fa più oggi, probabilmente perché non c'è più interesse all'urbanistica, non c'è più interesse alla pianificazione urbanistica della nostra Sicilia. Ma il dato reale è che questi piani, tutti i piani, Enna abbiamo detto del 79, Caltanissetta all'approvazione del 2005, quindi sono stati già scaduti i tempi per i vincoli, la riapposizione dei vincoli, Ragusa del 2006 e quindi è stato adeguato, ma che comunque ancora deve essere revisionato, Palermo è del 2002, cioè siamo nel 2017, Trapani è del 2010, quindi dopo 5 anni scadono i vincoli, quindi nel 2015 è scaduto, di conseguenza deve essere di nuovo rivisto. E questo è il quadro della situazione dei capoluoghi appunto della regione Sicilia, come vedete decisamente deludente, cioè comune città senza una pianificazione adeguata, senza strumenti veri, senza controllo della città. Tutto è lasciato probabilmente al caso o comunque a quei pochi che riescono, non si sa come, ma non lo voglio nemmeno dire, ve lo immaginate, a fare quello che vogliono. Ma se ora passiamo alla seconda scheda velocemente, una scheda che riguarda lo stato della pianificazione urbanistica nei comuni del Calatino, anche qui non c'è da piangere. Cioè su 15 comuni del Calatino, non sto qui a elencarli tutti, l'unico comune che ancora non ha i vincoli scaduti è il comune di Vizzini, perché l'approvazione del piano è avvenuta nel 2013, quindi più 5 nel 2018 il comune di Vizzini dovrà pensare alla revisione del piano. Incominciamo, il comune di Caltagirone lo conosciamo. Il piano è stato approvato nel 2004, più 5, nel 2009 sono scaduti i vincoli. Che significa scaduti i vincoli? Significa che tutte le aree che erano destinate a servizio, per intenderci, non possono essere più oggetto di espropriazione. Ma che significa poi realmente non avere più le aree a servizio? Significa non avere una concessione edilizia. Cioè i comuni non possono rilasciare la concessione edilizia, a meno che un dirigente si assume la responsabilità di dire che i servizi attorno a quell'area dove qualcuno ha richiesto la concessione edilizia sono sufficienti, ma ci vuole una responsabilità da parte del dirigente. Ma quello che emerge, il dato che emerge, che essendo tutti questi piani scaduti e in revisione, di fatto non c'è sviluppo edilizio, proprio perché non si può più costruire. Non possono essere rilasciate concessioni edilizie. E questo, come dire, non è un dato politico che qualsiasi amministrazione, che qualsiasi sindaco, nuovo o vecchio sindaco, dovrebbe tenere in considerazione. Cioè avere un piano regolatore con i vincoli decaduti significa mummificare il territorio, non avere progettualità, non potersi consentire eventualmente di poter ipotizzare una realizzazione, perché questo comporterebbe una variante, la variante comporterebbe un tempo che ovviamente a volte nella realizzazione è troppo lungo e la realizzazione diventa inutile perché già diventa vecchia.
Sapete quanto è il tempo per la redazione di uno strumento urbanistico? Medialmente 10 anni. Cioè, quando il piano già arriva al 10° anno, già è vecchio. Dovremmo pensare al nuovo piano. Questi sono i tempi oggi della pianificazione urbanistica in Sicilia. Perché? Perché nessun politico in questi anni, in questi 35 anni, ha avuto a cuore il destino delle nostre città, ma soprattutto non ha saputo legiferare in maniera urbanistica nel modo corretto, così come in altre regioni della nostra Italia hanno fatto. Noi siamo ancora impelagati ai consigli comunali, è lì che praticamente si perde il tempo, è lì che sostanzialmente il piano incomincia a trovare i primi problemi, è lì che poi non si riesce più a fare il passo successivo. Noi abbiamo bisogno invece di strumenti snelli, di strumenti che ti consentono di realizzare subito, su richiesta anche di un cittadino, di un privato, un servizio immediato, non 10 anni per poter realizzare un servizio immediato. Chiaramente chi ha intenzione di fare, di scommettersi o di sviluppare qualcosa, non come dire, si scommetterà più su questo nostro o su questi nostri territori, andrà su altri territori. Quindi abbiamo bisogno di una legge urbanistica che effettivamente ti consente di poter avere un'idea reale della città nella, ovviamente, modernità, ma in tempi tra virgolette umani. E tutto questo non è stato fatto. L'unica legge urbanistica tra virgolette che è stata fatta, deleteria, bruttissima, da cestinare, che può rovinare i nostri centri storici, è quella appunto che questa assemblea ha fatto nel 2016, la legge numero 13 sul rilancio dei centri storici, sul recupero dei centri storici. Ha abolito ovviamente le battaglie di 50 anni fa, degli ultimi 50 anni che abbiamo fatto invece per valorizzare il nostro centro storico, perché per noi il centro storico, se mi consentite, è la vera architettura che le nostre città in questo momento hanno. Non perché la parte nuova della città non ha architetture, io sono del parere che la parte nuova della città o le parti nuove della città hanno solo edifici, in questo momento c'è solo edilizia, pochissimi esempi di architettura, perché la vera architettura è in effetti invece la parte storica della città, quella parte che nessuno, come dire, riesce mai a saper valorizzare. Quindi, come vedete, in tutti i 15 comuni addirittura abbiamo un PDF, cioè a Ragusa, io non lo sapevo, c'è ancora il programma di fabbricazione, che è uno strumento che non è perfetto come il piano regolatore generale, ma già in sé è talmente vecchio che sostanzialmente non dovrebbe manco esistere, e stiamo parlando del 1982, cioè Ragusa ha un piano del 1982, Caltagirone del 2004, i vincoli sono scaduti nel 2009, più volte attraverso questi emittenti abbiamo detto e ci siamo, come dire, scommessi perché in tempi brevissimi l'amministrazione comunale doveva mettere in essere le direttive. A stamane non mi risulta che questa amministrazione comunale, so che all'ordine del giorno molto prossimo, so che all'ordine del giorno l'indicazione, l'input da parte dell'amministrazione è stata data, ma gli uffici tecnici in questo momento sono in totale silenzio e quindi non abbiamo comunque un piano programmatico su cui discutere, che poi queste sono le direttive, no? Cioè investire la città sui punti più salienti dove l'amministrazione comunale cerca di scommettersi. Ma Caltagirone è Caltagirone, ma tutti gli altri non ridono. Gran Michele è la stessa cosa. Gran Michele, il piano è del 2010 più 5 2015, è dal 2015 che sono scaduti i vincoli. So che a Gran Michele hanno cercato con una determina di fare la gara per i tecnici e quindi per affidare l'incarico ai tecnici. Quindi la revisione in tutti questi 15 comuni, tolto Gran Michele, Vizzini, che la farà nel 2018, tutti gli altri strumenti urbanistici in questo momento non hanno i piani vigenti, ma sono piani che vanno revisionati. Allora non possiamo parlare di sviluppo edilizio. Come puoi parlare di sviluppo edilizio se già c'è l'impedimento che non ti consente di costruire? E questo è un grande, ma grande documento per le nostre città, che hanno invece bisogno di input, hanno bisogno di ossigeno,
hanno bisogno di poter realizzare quel necessario, ma attualmente anche quel necessario è quasi impossibile perché questi strumenti urbanistici non sono revisionati come dovrebbero essere. Un tempo questi piani venivano in parte attraverso l'interesse che aveva probabilmente la politica allora, perché la politica la trovi attiva o negativa a secondo le epoche. C'è stata un'epoca tra il 91 e il 98 dove quando un comune non aveva la capacità di poter eventualmente adottare uno strumento urbanistico mandava il commissario ad acta. Devo dire che tra il 99 e il 2000 e qualcosa molti comuni sono stati, molti piani regolatori generali sono stati adottati dal commissario ad acta e molti invece e meno dal consiglio comunale. Questo già è un altro indice di far capire che lo strumento urbanistico dovrebbe essere sempre del consiglio comunale, non potrebbe essere, non può essere dal commissario ad acta. E allora c'è qualcosa che non funziona nella nostra legge. Questa legge che noi abbiamo è troppo vecchia, è stata scucita più volte e più volte rattoppata. Avremo bisogno invece di una legge nuova, così come nelle altre regioni della nostra Italia queste leggi ci sono. Quindi abbiamo bisogno, per intenderci e concludo, di una classe dirigente, di una classe politica attenta, di una classe politica che sappia fare tesoro intanto del passato, ma che abbia, come dire, una visione contemporanea di quello che deve essere questa Sicilia, di quello che devono essere le nostre città, di quello che devono essere i nostri spazi fisici dentro cui ciascuno di noi deve vivere, come dire, tranquillamente, felicemente, come qualcuno direbbe, attorno alla bellezza che è la qualità che sanno esprimere le classi professionali, in particolare gli architetti, gli ingegneri, eccetera, 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 eccetera. Dobbiamo sostanzialmente avere la capacità di poter, in tempi brevissimi, avere una legge contemporanea, adeguata alla nostra epoca. Speriamo che il rinnovo di tante cariche di sindaco nel comprensorio del Calatino possa trovare linfa giusta, motivazione giusta, perché ogni comune del comprensorio possa attrezzarsi. Io devo dire che nel dibattito che ho seguito poco interesse. Pochissimo interesse questi nuovi sindaci hanno mostrato nei confronti, perché il PRG è uno strumento che aiuta anche l'economia in un momento come questo. Dio solo sa quando ce n'è necessità, certo, anche di questi strumenti. Lo spiegavo, quando un piano decadono i vincoli significa non si possono rilasciare concessioni edilizie, a meno che qualcuno si assume la responsabilità della sufficienza dei servizi all'interno di dove si vuole andare a costruire, ma mi risulta che sono pochi questi dirigenti che hanno fatto questa determina. Quindi significa che sostanzialmente in questi 14 comuni, tolto Vizzini, attualmente non può essere rilasciata una concessione edilizia. Staremo a vedere. Grazie all'architetto Franco Sagone e ci rivediamo prossimamente. Grazie Franco. Ci vediamo dopo, lascio il microfono a Gianni Amato per questo speciale con la città di Palagonia. Ci vediamo dopo.